Stiamo vivendo un'era di grandi cambiamenti, un'era di eventi di portata storica, quegli eventi che ti capitano una volta ogni 100 anni. C'è in gioco di fatto la progettazione di un nuovo sistema monetario e finanziario, del nuovo ordine mondiale multipolare, e le novità del prossimo evento che si svolgerà a Kazan nel 2024, a ottobre del 2024, un incontro tra i paesi dei BRICS potrebbe lanciare delle grandi novità che andiamo in breve a riassumere all'interno di questo video. Le due questioni più importanti restano sempre le solite: la de-dollarizzazione, quindi essere sempre meno dipendenti dagli Stati Uniti d'America e dal biglietto verde, e quindi come raggiungere questo obiettivo, e i sistemi di pagamento alternativi. Il capo della task force dei servizi finanziari dei BRICS Business Council, Andrea Mikhalishin, ha esposto il programma di quest'anno dei BRICS a ottobre a Kazan. Quindi aprite bene le orecchie, perché ci sono due o tre punti che sono molto molto importanti per farci capire appunto che stiamo vivendo un'era di grandi eventi, di grandi cambiamenti. Partiamo quindi, si parlerà del nuovo sistema di pagamento basato in blockchain, così come avevamo anticipato insomma negli ultimi due anni all'interno di questo canale, che cerca di aggirare quindi un BRICS Pay, un sistema di pagamento dei BRICS che cerca di aggirare il dollaro statunitense. Le basi sono uguali al circuito che ha attualmente l'Occidente, il circuito SWIFT, però l'oro a sé stante. Ci sarà un sistema di deposito di liquidazione, una specie di clearing house. Capisco che sono temi e concetti molto difficili che abbiamo affrontato nella workshop che si è tenuto a Cesena questo fine settimana. Grande successo, grande partecipazione, per questo vi ringrazio sia dal vivo che in streaming. In buona sostanza ci sarà un sistema che regolamenterà, diciamo così, gli scambi di titoli e non solo in blockchain, in maniera tokenizzata. Di fatto un sistema unico dove registrare per i paesi appartenenti ai BRICS tutte quelle che sono le transazioni, gli scambi di titoli, eccetera, eccetera. Ma indipendente ovviamente dal sistema occidentale, non dipendente dagli Stati Uniti d'America. Si parlerà di un nuovo sistema assicurativo, esclusivo e non occidentale. Fate attenzione, questi grandi processi, questi grandi cambiamenti richiedono tempo, quindi non avvengono dalla sera alla mattina. Anche la de-dollarizzazione richiederà anni. Si tornerà a parlare di UNIT, ricordate, ne abbiamo parlato all'interno di questo canale qualche mese fa, l'unità di conto, l'abbiamo fatto con più video, e questa unità di conto dovrebbe quindi, chiamiamola per semplificare, la valuta internazionale di riferimento per gli scambi commerciali, quindi non è che verrebbe utilizzata dai cittadini, ma per gli scambi internazionali, dovrebbe essere agganciata per il 40% all'oro e per il 60% alle valute dei membri dei BRICS, che ovviamente avrebbero un peso differente, no? I paesi africani avranno un peso differente da quello cinese, dalla valuta cinese o dalla valuta russa. Per la prima volta, fate attenzione, si parlerà di un'agenzia di rating dei BRICS, per non dipendere dalle grandi banche, dai grandi agglomerati, no? Indipendente dalle grandi banche occidentali o dai grandi sistemi di rating, no? Società di rating occidentali. Prima dell'evento di Kazan, si potrebbe anticipare, potrebbe essere annunciato il nuovo presidente della New Development Bank, la nuova banca dello sviluppo si chiama, ma in realtà non è nuova perché è stata lanciata la banca dei BRICS nel 2014 in Brasile. Però potrebbe essere dato un ruolo cruciale a questa banca, una specie di fondo monetario internazionale dei BRICS. Quindi, come capite, si sta creando veramente un sistema parallelo, un nuovo ordine mondiale multipolare, senza i poli, sono due, quindi non è che molti, duopolio, chiamiamolo così. Che ci piacciono meno questi sistemi, signori, questi grandi cambiamenti, dobbiamo comunque certificarli come cambiamenti storici di portata storica molto molto importante. Ci sarà un sistema di bridge, M-Bridge, uguale a quello della Banca Centrale dei Regolamenti Internazionali, di cui abbiamo parlato più volte all'interno di questo canale, e che in buona sostanza che cos'è un bridge? La possibilità, no, di scambiare nel mondo delle cripto è cercare di avvicinare, scambiare su più blockchain, no? In questo caso si parla di bridge perché c'è uno scambio tra più valute dei membri, no? dei BRICS. Dicevo, il nuovo presidente della New Development Bank,
un nuovo fondo monetario internazionale dei BRICS dovrebbe essere Alexei Mozin, direttore esecutivo attualmente del Fondo Monetario Internazionale per la Russia. Ha il 60%, dicono, di possibilità di essere nominato presidente del ND Bank, New Development Bank. Un punto fondamentale, signori, che dovrà essere trattato, oltre al sistema di clearing house per le banche esistenti, per le banche commerciali, è un tema quello della clearing house molto, è un tema molto complesso, però a parte questa rubina qui, quello che deve essere affrontato all'interno, molti si augurano all'interno di questo evento di ottobre dei BRICS, è come gestire l'eccesso di debito da parte di alcuni membri dei BRICS con gli Stati Uniti d'America. Cioè voi prendete i paesi africani o alcuni membri degli Stati Uniti d'America, membri dei BRICS, che hanno una mole di debito importante con gli USA. Qual è l'obiettivo quindi? Attualmente sono indebitati con gli Stati Uniti d'America. Attenzione, adesso sono indebitati con gli Stati Uniti d'America o con il Fondo Monetario Internazionale. No? Sapete che il Fondo Monetario Internazionale di fatto finanzia i paesi sottosviluppati che sono indebitati, per cui li tiene per i maroni. No? Il creditore tiene sempre per i maroni il debitore, i paesi piccolini che devono sottostare al creditore perché gli devono dei soldi. Per questi paesi non cambia niente, in buona sostanza cambia il creditore. Il debito dovrà essere rinegoziato, estinto da parte di questa New Development Bank, che appunto rinegozierà ed estinguerà il debito che questi piccoli paesi hanno con il Fondo Monetario Internazionale, e il debito verrà passato, no, di mano. Quindi questi paesi prima dipendevano dal dollaro, dopo dipenderanno ovviamente da un sistema più democratico, però vedremo comunque, perché si parla persino di una moratoria per questi paesi. Cioè la nuova banca dei BRICS potrebbe estinguere il debito in dollari e liberarli, e questo sarebbe molto molto importante per questi paesi, quindi non essere dipendenti da un altro creditore, no? Perché passi dalla padella alla brace, cioè. Infatti si legge tra le ipotesi che la banca dei BRICS non dovrebbe rifinanziare i deficit dei paesi membri per tali pagamenti, quindi per poi andare a estinguere il debito che loro hanno col Fondo Monetario Internazionale. In pratica ci dovrebbe essere una moratoria su tali pagamenti in vista dell'attuale militarizzazione, vabbè, della finanza occidentale, eccetera eccetera. Detto ciò, concludiamo. Entro quando tutto ciò potrebbe accadere, si potrebbe verificare? Quando alcuni membri potrebbero dei BRICS abbandonare definitivamente il sistema basato sul dollaro? Abbiamo una data. La Russia punta a lanciare definitivamente il rublo digitale e a partecipare ai BRICS Bridge, agli scambi tra valute, cioè farsi pagare il petrolio nella valuta del paese dei membri BRICS e viceversa, ok, quindi comprare da quei paesi materie prime o altro, dal 1° di luglio del 2025. Da quella data, dal 1° di luglio del 2025, le più grandi banche russe, si legge, dovrebbero fornire ai propri clienti la possibilità di effettuare transazioni in rubli digitali secondo le indicazioni della banca centrale russa. Perché quello che è fondamentale comprendere è che per poter essere attuato questo nuovo sistema finanziario, questo nuovo ordine mondiale multipolare a livello monetario e finanziario ed economico, è necessario, se stiamo parlando di blockchain, di valute digitali, di nuova valuta di riferimento per gli scambi internazionali dei BRICS, è fondamentale che ci sia uno step da parte di tutti i partecipanti verso il denaro digitale, un passo in avanti in questa direzione. In buona sostanza i modelli occidentale e BRICS sono speculari, sono uguali. Vedremo quelle che saranno le loro evoluzioni e le racconteremo all'interno di questo canale.